Ora, signor Piddleford, parliamo un po' delle pareti. Ok. Ah, avevo dei campioni. Ah, eccoli. Innanzitutto il salotto. Lo voglio di un bel verde soffice. Non un verde blu come le uova del Petirosso. No. Ma neppure un verde giallastro o come i boccioli del Narciso. Sì. Ah, ora, l'unico campione che ho qui è un po' troppo giallo, ma non vorrei che si andasse all'estremo opposto e si facesse troppo blu. No. Dovrebbe essere una specie di giallo, verde grigiastro. Ora la stanza da pranzo. La vorrei gialla, ma non un giallo qualunque, un giallo molto allegro, come fosse un raggio di sole. Sentite, signor Piddleford, mandate uno dei vostri operai dal pizzicagnolo a comprare un etto di burro e copiatene il colore, non potrete sbagliare. Oh, questa è la carta che metteremo in anticamera. È a fiori. In ogni modo non voglio che il soffitto richiami il colore dei fiori. No. Sullo sfondo ci sono dei piccoli puntini. Voglio che il colore del soffitto li richiami. Non questo puntino verde, però, vicino all'agrifoglio. No. Ma questo piccolo puntino bluastro, tra il bocciolo di rosa e quello della delfinia. È tutto chiaro? Oh, la cucina deve essere bianca. Non di un bianco freddo antisettico da ospedale, no. Ma un po' più caldo. Però non tanto da far supporre che non sia bianco. Sì. Ora per lo spogliatoio. Ecco qui. Riproducete il colore di questo filo e non perdetemelo, ne ho soltanto un rocchetto e mi ci ha anche voluto molto a trovarlo. Come vedete, è praticamente un rosso mela, una cosa di mezzo tra la mela Winesap e la mela Jonathan. Scusatemi. Hai preso nota? Verde, blu, giallo, rosso, bianco. Esatto.